Abbiamo voluto recepire le indicazioni del nostro comitato tecnico-scientifico e abbiamo rafforzato la zona arancione disposta su nostra richiesta dal governo nazionale. Se crescono i contagi vuol dire che dobbiamo immediatamente agire, che dobbiamo contenere il più possibile l'epidemia per rendere il sistema sanitario più libero di lavorare e soprattutto per fare procedere velocemente la campagna vaccinale che tanto sta riscuotendo attenzioni e speranze da parte dei cittadini. È un lavoro intenso nelle prossime settimane, ma io sono convinto che queste misure ci aiuteranno fortemente a diminuire la curva dei contagi. Per evitare l'ulteriore crescita dei contagi, la Regione Siciliana adotta nuove misure restrittive, tenendo conto anche delle indicazioni arrivate dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Le nuove misure sono state adottate dopo il confronto avuto in mattinata con il Governo centrale, durante il quale è stata rappresentata la necessità di anticipare l'entrata in vigore della zona arancione, che comunque sarebbe stata dichiarata da Roma nelle prossime giornate. Alle consuete regole previste dal Protocollo nazionale per la zona arancione, nell'ordinanza firmata dal Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore alla Salute, sono state aggiunte delle misure ancora più restrittive. Controlli intanto per chi arriva in Sicilia, vengono mantenuti controlli per i passeggeri in arrivo nell'isola, registrazione obbligatoria sul sito dedicato e tampone rapido, così come la riduzione dei voli da e per l'isola. Previste misure di distanziamento interpersonale negli esercizi commerciali, con la previsione di screening per gli operatori. I sindaci hanno la facoltà di regolamentare l'accesso nelle zone commerciali per evitare gli assembramenti. Prevista anche la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al prossimo 16 gennaio per le scuole elementari e medie inferiori e fino al 30 gennaio per gli istituti superiori. Analoghe disposizioni potranno essere adottate da parte della conferenza dei rettori. Prosegue normalmente invece l'attività in presenza per nidi, asili e scuole dell'infanzia. Sono certo, afferma il presidente della regione Nello Musumeci, che tornerà a prevalere la responsabilità collettiva. Sarebbe assurdo se per la indisciplina di una minoranza si dovessero pagare ancora costi sociali ed economici enormi. Una parte importante, come sempre, per garantire l'effettività di queste misure, conclude il presidente della regione, è affidata alle forze dell'ordine. Auspico pertanto che vi sia una maggiore presenza con il ricorso a tutto il personale disponibile, anche delle associazioni di volontariato della Protezione Civile Regionale.